In questa conversazione parleremo dei musei al tempo del Covid, in piena pandemia, soprattutto dell'impatto che questa situazione ha avuto non solo su tutti noi cittadini, ma proprio sui musei, in particolare naturalmente sulla Galleria Borghese, sulla vita della Galleria Borghese. Forse non tutti sanno, meglio ricordarlo, che questa storia comincia il 31 gennaio del 2020, quando l'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara lo stato di emergenza internazionale di salute pubblica. Da qui si susseguono tutta una serie di provvedimenti che portano anche in maniera molto rapida alla chiusura dei musei. 8 marzo 2020. Io me la ricordo molto bene quella mattina. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri arriva quasi nottetempo. E la mattina noi ci siamo trovati a dover disporre la chiusura del museo, era di domenica, giorno della festa delle donne, tra l'altro. E in un attimo, cioè in pochissimo tempo, quindi abbiamo chiuso i cancelli, della galleria, noi ci siamo trovati all'interno e il mondo chiuso fuori. Da quel momento, nel momento in cui il cancello si è chiuso, il museo non è stato quasi più un museo, si è trasformato in pubblica amministrazione. Da una parte c'è stata la sensazione di navigare a vista, ma questa era una sensazione che abbiamo avuto tutti noi cittadini, ma dovuta naturalmente alla contingenza che era straordinaria, cioè fuori dall'ordinario per tutti e del tutto inedita per tutti. Quindi anche noi dei musei ci siamo trovati in questa situazione di incertezza, indecisione, con però dall'altra parte un moltiplicarsi in stretta successione l'uno con l'altro di provvedimenti, note che appunto hanno dato questo aspetto appunto di pubblica amministrazione a quello che invece è un museo. Io per difetto direi che ho contato questi provvedimenti, tra quelli che derivano dai provvedimenti dello Stato fino ai nostri, che diciamo rimbalzavano e in qualche modo interpretavano, no, quello che proveniva da un punto di vista normativo, li ho contati, sono 122, sono sicura che siamo in difetto. Su che cosa si è lavorato? Si è lavorato ovviamente sulla salute dei lavoratori, che comunque in qualche modo lavoravano ancora all'interno del museo. Lavoravamo tutti all'interno del museo, chi in lavoro agile, ma anche in sicurezza. In pieno lockdown sono state garantite tutte le attività che sono state chiamate indifferibili, la sicurezza del sito, la conservazione delle opere e naturalmente anche tutto questo lavoro di traduzione in prassi del dettato normativo. Se da una parte c'è stato questo moltiplicarsi di interventi, appunto, di disposizioni, di note e quant'altro, dall'altra possiamo dire che, diciamo, alcuni provvedimenti sono arrivati anche in ritardo, ma questo appunto non è colpa di nessuno, ci siamo ritrovati in questa situazione di disorientamento. Pensate che il protocollo per la sicurezza sui luoghi di lavoro è del 14 marzo, il museo viene chiuso l'8, ma una versione definitiva l'avremo soltanto il 24 aprile. Quindi abbiamo incominciato e imparato a familiarizzare con alcuni termini che sono dispositivi di protezione individuale. Abbiamo imparato, forse l'abbiamo imparato tutti noi cittadini, a distinguere che cos'è una mascherina chirurgica, cos'è una mascherina FFP2, una mascherina di comunità. Abbiamo quindi sulle mascherine soprattutto ci siamo trovati in grossa difficoltà di approvvigionamento, ricordatevelo all'inizio, questi dispositivi non erano così ben reperibili sul mercato. Abbiamo imparato a parlare di distanziamento sociale o di distanziamento interpersonale, insomma tutta una serie di informazioni che comunque in qualche modo erano anche un po' estranee, no, al nostro mondo. E soprattutto non abbiamo avuto tempo, perché queste cose si programmano, non abbiamo avuto tempo di essere museo, quindi a museo chiuso
È stata persa l'occasione, ma questo diciamo era inevitabile, di condurre per esempio più intensamente delle campagne di conservazione, di campagne fotografiche, immersi come eravamo a dare una risposta alla situazione di emergenza, che era emergenza per tutti. Nel frattempo il museo era vuoto e noi questo museo vuoto l'abbiamo fotografato. Quindi abbiamo visto che cosa significa avere un museo vuoto e non poterlo in qualche modo usare, tra virgolette, no? Per fare tutte quelle attività che, come dicevo, sarebbero state necessarie. Poi, alla fine di aprile, si comincia a parlare, cominciano i primi annunci di riapertura del museo, i primi annunci del ministro. E tutto un fervore che, se fino a quel momento era stato grande, si è improvvisamente accelerato. Un fervore normativo di linee guida, di compiti da assolvere per riaprire in sicurezza. A un certo punto uscì anche il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che fissava al 18 maggio la data possibile di riapertura dei musei. E noi abbiamo riaperto subito il 19 maggio, il giorno di San Celestino V, che fece però per viltade, no, il gran rifiuto, e invece per noi è stato il giorno del coraggio. Alla riapertura del museo, la nostra dama non era con noi, era alle Scuderie del Quirinale, dove la grande mostra su Raffaello celebrava il pittore nell'anno, appunto nel suo centenario. Ma anche noi abbiamo celebrato questo primo giorno di apertura, lo abbiamo fotografato i primi visitatori che in piena sicurezza sono entrati nel museo. Erano state adottate delle misure importanti e comunque nel pieno dettato normativo e di quel protocollo che ho citato, il protocollo di sicurezza. Quindi abbiamo ridotto moltissimo il numero dei visitatori da 360 per turno di visita a 80. È stato introdotto l'obbligo appunto di entrare con dispositivi di protezione individuale, come abbiamo detto, quindi mascherine, l'obbligo del distanziamento sociale, quindi del distanziamento interpersonale. Per questo motivo sono stati introdotti dei flussi di visita. È stato introdotto l'obbligo di accedere da un ingresso e l'uscita opposta. Sono state introdotte quindi tutta una serie di misure che hanno dato la possibilità ai nostri visitatori di entrare appunto in piena sicurezza all'interno del museo. E in piena sicurezza hanno diciamo, le stesse misure analoghe, sono state anche adottate per il personale che lavora all'interno del museo, sia il personale tecnico-scientifico che ovviamente, a maggior ragione, il personale di vigilanza. Com'è andata? Non ci aspettavamo un grosso flusso il primo giorno di apertura. Su 400 visitatori al giorno, no? Abbiamo detto 80 visitatori per turno di visita, noi abbiamo 5 turni di visita. Ne sono entrati 99, siamo rimasti stupiti e ricordiamoci che all'inizio le misure diciamo, legate al movimento delle persone ci hanno in qualche modo consentito, e spiegherò poi il perché, di avere un pubblico romano, un pubblico quindi comunità locale, perché appunto non poteva essere diversamente, se vi ricordate, l'apertura diciamo delle regioni, degli spostamenti e anche delle frontiere è avvenuta molto più in là. Quindi una comunità locale che ci è venuta a trovare, famiglie, diciamo, e questo è stato un aspetto molto positivo. Sono entrati appunto 99 visitatori il primo giorno. E nella prima settimana 1499, no? Questo manca sempre uno a un numero tondo. E
presto la tendenza è stata quella di saturare, quindi di registrare il tutto esaurito rispetto agli ingressi consentiti, tanto che poi, diciamo, dopo qualche tempo, quando diciamo, le condizioni lo hanno permesso, siamo passati da 80 a 100 visitatori per turno di visita. Che cosa abbiamo perso? Perdite in termini economici. Questa è stata la spina nel fianco, diciamo, di molti musei, è per questo che diciamo, mi fa piacere dire queste cose di fronte al nostro spinario, appunto questa copia, no, in età moderna di un esemplare molto famoso, antico. È stata una spina nel fianco per molti musei ed è stato il punto dolente, diciamo, di questa situazione. Noi abbiamo perso molto in termini economici, ma come noi anche tutti gli altri musei sono state fatte naturalmente delle indagini, sia a livello, per esempio in America è stata fatta un'indagine da parte dell'American Alliance Museum, che a ottobre ha diciamo, pubblicato un report sui musei degli Stati Uniti, per cui il 30% dei musei non ha proprio aperto, e tra questi, diciamo, molti non contano neanche di riaprire. E ancora più importante è il risultato di un'indagine che ICOM International ha fatto, ha condotto e ha pubblicato proprio sui musei, quindi sugli effetti della pandemia sui musei, e che si sono ritrovati quindi ad avere un budget molto ridotto. E tra le cose che sono state sacrificate, i progetti che sono stati sacrificati, sono proprio le mostre, ma anche i programmi pubblici, public programs. Naturalmente l'Istat non poteva che fotografare una situazione di questo tipo, e la perdita nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, almeno la proiezione che è stata data dall'Istat, parla di 78 milioni di euro in meno. Ovviamente, che cosa si è perso? Non soltanto ci sono state delle perdite economiche. Le perdite economiche non hanno riguardato soltanto il museo, ma hanno riguardato anche la carne, quella dei lavoratori, che appunto gravitano intorno al nostro mondo, gli operatori didattici, il personale di vigilanza di supporto che noi abbiamo, insomma, e che, diciamo, ci supporta nelle nostre attività. Sono ovviamente poi anche le guide turistiche, che sappiamo, no, insomma, quanto hanno sofferto di questa crisi, e quindi l'impatto su di loro è stato davvero, davvero reale. Però non abbiamo soltanto perso qualcosa, abbiamo anche guadagnato. Noi abbiamo fotografato, come dicevo, il primo giorno di riapertura, e per avere un museo con quel tipo di pubblico, per noi ha costituito l'occasione di una riflessione, e probabilmente non soltanto per noi. Avere un contatto diretto con le famiglie, con la comunità locale, per noi è stato una grossa spinta a riflettere. Non a caso è stato il momento in cui abbiamo anche organizzato dei progetti speciali, in cui il museo, gli operatori museali, quindi noi, lo staff, no, coloro che lavorano dentro il museo, si sono relazionati direttamente con il pubblico. Il progetto di apertura dei depositi, diciamo, è andato proprio in questo senso. Poi la chiusura, una nuova chiusura, forse alla fine inaspettata. 6 novembre 2020. È stata inaspettata perché i musei si erano attrezzati, diciamo, i visitatori entravano in tutta sicurezza, numeri ridotti. Quindi, diciamo, è stata un momento critico, di sbandamento. Naturalmente ci sono stati anche degli appelli pubblici delle varie personalità, non so, Settis è intervenuto, ma anche l'ICOM più di recente con un appello, insomma, affinché si potesse tornare indietro rispetto a questa chiusura. Però
La nuova chiusura e diciamo quello che era accaduto nel momento delle riaperture, in questi 147 giorni di riapertura, come dicevo e come ho accennato, ci hanno costretto a ripensare il museo, non soltanto a noi di Galleria Borghese, ma un po' in generale. C'è stato un ripensamento generale sul ruolo del museo. Ripensare il museo nello spirito quasi di una rifondazione. Rifondare il museo, dunque, il concetto di museo, o fondarlo, chissà, Enea fugge da Troia, porta sulle sue spalle il padre, Anchise, e per mano il piccoletto Ascanio, no? Le tre età, quello che ci suggerisce questo dipinto di Barocci è che poi dal passato, no? Si valutano le azioni del presente per avere un futuro che tenga conto di questi elementi e suggerisca appunto delle riflessioni e delle azioni importanti. Le perdite a cui ho accennato in termini economici hanno fatto riflettere su quella che qualcuno ha anche definito la tirannia dei numeri. Ripensare il museo non tanto in numero di visitatori e di bigliettazione, ma in qualche modo siamo stati costretti anche a, diciamo, non considerare questo aspetto, ma riflettere ancor di più sul ruolo che il museo deve avere all'interno della società. Laddove appunto e tutte le riflessioni che sono nate, non soltanto la nostra, ma un po' a 360 gradi, sono prevenute dal mondo museale. Lo ha fatto ICOM naturalmente, lo ha fatto addirittura l'UNESCO pubblicando una guida sulla cultura in crisi. E lo ha fatto anche lo hanno fatto alcuni direttori di museo. Quello che si pone al centro è appunto il museo, e la valorizzazione delle opere, la valorizzazione del museo passa attraverso, si è spostato l'accento, diciamo, passa attraverso la ricerca, lo studio, perché le opere che sono conservate all'interno di un museo devono essere prima studiate, la ricerca deve avvolgerle perché è il primo passo, l'elemento essenziale per offrire, per essere un punto di riferimento per la società. Diciamo, come dicevo, appunto, sono nate molte riflessioni intorno a questo concetto, che non è assolutamente nuovo, naturalmente, ma in questo momento ci si è sentiti di riporlo, ecco, all'attenzione di noi tutti, prima di tutto degli operatori del museo e poi anche del pubblico. Come dicevo, appunto, molti, anche direttori dei musei si sono interrogati su questo, da Sylvain Belanger, per esempio, che ha lanciato insomma l'idea insieme a Sergio Risaliti e Giovanni Iovane un campus, no? Il museo come campus, dove effettivamente l'aspetto, come dire, economico viene lasciato in secondo piano rispetto invece alle potenzialità anche di formazione che può avere il museo. E la dimensione relazionale con il pubblico è al centro, per esempio, dello studio della Fondazione dei Musei di Brescia, che ha elaborato un progetto insieme al Politecnico di Milano e alla School of Management. Insomma, diciamo, il museo come valore che si fonda sullo studio e sulla ricerca è al centro di queste riflessioni e in qualche modo si ricollega a quanto già l'ICOM aveva evidenziato nella definizione di museo e che è stata fatta propria anche dalla normativa italiana. La leggo perché è molto centrale a conclusione di questa nostra conversazione. I musei, i parchi archeologici, le aree archeologiche e i complessi monumentali aperti al pubblico e destinati alla fruizione sono istituzioni permanenti, senza scopo di lucro,
al servizio della società e del suo sviluppo. Compiono ricerche che riguardano le testimonianze materiali e immateriali dell'umanità e del suo ambiente, le acquisiscono, le conservano, le comunicano e le espongono a fini di studio, educazione e diletto.